Buonasera a tutti, siamo a una nuova puntata di Spazio Certi Diritti, questa volta in compagnia di Roberto Gaudioso. Roberto è il tesoriere dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, laureato in Lingue e Culture Comparate, ora l'ultimo anno di Letteratura e Culture Comparate. Inoltre ha seguito un anno di specializzazione all'Università di Dar es Salaam. Correggimi se sbaglio, Roberto, perché magari la pronuncia non è proprio perfetta. E questo, Buonasera. diciamolo, grazie a una borsa di studio. E aggiungiamo pure che conosci il tedesco e lo swahili, giusto? Esatto, buonasera. Sì, sono stato in Tanzania per un anno, a Dar es Perfetto. Salaam. Alla... E ci vuoi parlare un pochino di questa tua esperienza lì in Tanzania? Certo, perché no? È stata un'esperienza enorme. Io sono stato lì per 9 mesi circa. E per svolgere un programma di studio e di specializzazione, e ho fatto un po' di ricerche riguardo alla letteratura swahili. Però comunque ho vissuto lì e ho avuto modo anche di conoscere molte persone. Poi parlando la lingua del luogo, lo swahili, avevo un rapporto più diretto con le persone. E essendo radicale, essendo iscritto anche a certi diritti, certi diritti mi interessavano sapere Certo, chi andava. diciamo che hai fatto un'esperienza transnazionale a tutto tondo, perché comunque frequentando un posto come la Tanzania hai detto che si parlava una lingua al di fuori di quella che bene o male è conosciuta, lo Swahili. Non so se poi si pronuncia bene Swahili o Swahili, è qualcosa che forse. Perfetto, esula un po' dalle conoscenze comuni. Io ho visto che, tra l'altro, sul vostro sito www.perlagrandenapoli.org c'è una sezione dedicata ai diritti civili, che è un tema appunto molto caro ai radicali. E ci vorresti dare un po', di idea su che cosa tira a Napoli rispetto poi al resto del panorama italiano in merito alle unioni civili? Guarda, Napoli è, se non sbaglio, una delle, comunque, è forse la città metropolitana che ha fatto per prima, diciamo, una delibera rispetto alle unioni civili, Sì. fatta il 3 febbraio da De Magistris. Il problema è che nella delibera, prima di tutto, non è che ci sia proprio tantissimo. E poi il problema è che il regolamento per questa unione, per il registro, doveva partire dopo un mese, non è mai partito. Però Io devo diciamo che dire comunque che. avete fatto qualcosa di iniziativa radicale poi alla fine, perché altre iniziative non ce ne sono state, almeno nelle città del sud io non ne ho viste moltissime. No, noi diciamo che invece siamo limitati veramente a leggere la delibera. Il problema è che tutte le associazioni, e devo dire veramente, mi spiace, anche quella di certi diritti, subito dopo, diciamo, proprio il 3 febbraio, sono usciti con dei comunicati stampa, diciamo, proprio super entusiastici, però, diciamo, noi abbiamo potuto leggere la delibera. Penso quasi 20 giorni dopo. È un peccato, è un peccato. Come sempre, un po' per le cose radicali, vengono rimarcate troppo poco e forse i mezzi di stampa alla fine non fanno il loro dovere. Sì, il problema poi c'è anche De Magistris che per alcune tematiche è molto aperto. Certo, non è un radicale, assolutamente. Però diciamo, strizza un po' l'occhio a una cultura che a noi in qualche modo può piacere, però lo fa da populista e questo non mi piace, l'ho sottolineato anche a Radio Radicale in altre sedi, perché penso che il populismo in qualche modo sia proprio il male della politica, sia che strizzi l'occhio a una cultura che a noi può piacere, sia perché adesso viene in mente, per esempio, le dichiarazioni dei Magistris dopo diciamo, l'approvazione della delibera. Sembrava quasi che avesse riempito il vuoto legislativo nazionale. Il problema Certo. è che in una società comunque dove magari ci occupiamo, sì, noi di certi diritti, arcigay forse, e altri, dei diritti degli omosessuali, e
vanno a leggere la delibera o forse no, però per il resto della popolazione resta con l'idea che si è fatto, diciamo, un passo avanti per le persone omosessuali. E magari qualche napoletano, leggendo le dichiarazioni, penserà: vabbè, hanno avuto quello che volevano, basta così. E Certo. invece, diciamo, non è, io penso, almeno dal punto di vista, diciamo, dei registri, diciamo, quello che può servire un registro è soprattutto stimolare la legislazione nazionale. La Quindi promulgazione di una legge. io spero che quante più città possano adottare questi registri, in modo che il Parlamento dovrà, cioè, rendersi conto che cioè, Sì, questo che ci sia voto la va. necessità di normare un vuoto legislativo. Ricordiamo appunto che c'è stata la sentenza della Cassazione che riconosce proprio il diritto alla vita familiare, indipendentemente dal sesso, ed auspica appunto il riconoscimento giuridico per le forme di famiglia diverse da quella, diciamo, tradizionale. Voglio farti proprio questa domanda: quanto conta l'impegno delle associazioni e del singolo nella lotta per la parità dei diritti, secondo te? Può contare molto. Quello che ha fatto, io prima ho detto che Certiditi ha sbagliato a fare comunicati entusiastici per De Magistris. Certo. Però lo stesso giorno c'è stata la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia. Quell'azione, secondo me, è molto più importante della delibera del Comune di Napoli. Per un semplice fatto, perché se noi riusciamo ad avere queste cose riconosciute, certo, non siamo, non abbiamo, diciamo, come dire, non, è difficile perché è un percorso comunque giudiziario, è complesso, però se riusciamo a vincere queste battaglie non potranno più chiudere gli occhi, perché Tu per parli adesso. comunque di battaglie, appunto di battaglie, come un po' dice anche Marco Pannella, sono battaglie di legalità e quindi battaglie di giustizia. Un po' sono quelle appunto classiche battaglie radicali che sono sempre bene o male sulla bocca di tutti, tutti le condividono, però in realtà poi non si riescono a portare in Parlamento per essere poi appunto legiferate e si tramutano in legge. Certo, ma non solo, cioè, sono battaglie di civiltà, battaglie di legalità, battaglie. Noi siamo estromessi in qualche modo dall'informazione. E le tematiche di cui ci occupiamo sono probabilmente, non perché il programma, diciamo, radicale prevede solamente questi tipi di battaglie, però ci sono delle tematiche così enormi, come per esempio, che ne so, l'amnistia. Quando l'obiezione all'amnistia può essere solamente ideologica, ti possono semplicemente dire: devono soffrire. Allora, questo tu puoi dire: guarda, ma questo è legale secondo la legge italiana, secondo la Costituzione, secondo l'Europa che ci richiama, secondo i diritti, la Carta dei Certo. diritti dell'uomo, e tutto questo. Tu gli porti dei fatti. Gli porti i fatti, tutti i tuoi bei numeri, la risposta può essere solo ideologica. E lo stesso vale con le nostre unioni, in qualche modo. Perché noi esistiamo. Ma Cioè, pensi noi. che sia una questione di arretratezza culturale del paese? O perché, ad esempio, di recente Pannella in una sua conversazione diceva che probabilmente l'accettare le famiglie e il matrimonio, la parola matrimonio, sia una questione antropologica e insita un po' nell'accettare da parte degli italiani questo scardinamento della famiglia tradizionale. Quindi è qualcosa di difficile accettazione. Ma poi possiamo anche dire che ci sono altre battaglie ben più pesanti, come quella del divorzio, come quella dell'aborto stesso, che anche lì hanno scardinato qualcosa di preesistente. Sì, infatti è questo. Io penso che noi questa battaglia la possiamo vincere e, diciamo, sì, è proprio come le battaglie storiche dei radicali. Qui, certo, sicuramente c'è qualcosa da andare a scardinare, c'è qualcosa di antropologico. Sì, ma non è un problema solamente italiano. Non è un problema. Possiamo vedere benissimo, diciamo, che la figura che ha l'omosessualità, diciamo, l'omosessuale nella cultura italiana, nella televisione, quindi, diciamo, nella cultura in qualche modo di massa, o
anche diciamo nella nostra città del sud, oppure io non lo so, mi viene in mente la Tanzania. Ci sono molte connessioni. Il problema non penso che sia nell'accettazione delle persone. Il problema è sempre, secondo me, nella direzione politica in qualche modo. Sembra strano se paragono la Tanzania all'Italia. No, tu ci hai vissuto praticamente un anno, si può dire, quindi comunque lo puoi fare un raffronto tra l'Italia e la Tanzania, anche a livello, non so, di arretratezza, si parla di persecuzioni, ce ne puoi dare conto? Sì, sicuramente questo è vero, perché comunque ci sono delle, diciamo, dei fondamentalisti, sia musulmani che cristiani. Io ne ho incontrati più cristiani, devo dire. A me mi hanno detto che io ho il diavolo in corpo, però lasciamo Ah, perdere. ecco. Tanzania, sì. Però voglio dire, in realtà non figuriamoci la società tanzaniana come qualcosa di estremo. Lì comunque c'è un 45% di musulmani e un 40% di cristiani che vivono in modo pacifico per lo più. Non né la Costituzione né le leggi non provengono dalla Sharia musulmana. Anzi, diciamo, l'idea, loro vengono subito dopo la liberazione, anzi, proprio la liberazione è stata fatta dal Comitato del Tano, il Fronte di Liberazione della Tanzania, che era poi che hanno installato l'Ujamaa, che è il socialismo africano, ed era abbastanza laico, comunque. No, era laico. E loro di solito hanno questa alternanza, un presidente cristiano e un presidente musulmano, sempre dello stesso partito, però sempre, diciamo. Roberto, brevemente ti faccio una domanda perché poi vorrei riprendere sempre per quanto riguarda la Tanzania. Marco Marchese domanda: cosa ne pensa della posizione, cosa ne pensi tu della posizione di Pannella sul matrimonio tra persone dello stesso sesso? Perché, come sai, Pannella è un po', ha una certa ritrosia nell'accettare forse la parola matrimonio perché, è legato a temi un po' classici. Forse proprio l'idea di matrimonio, del vincolo, lui parlava di diritto di famiglia. Cosa ne pensi tu un po' di questa posizione Beh, sua? penso che però Marco Pannella abbia problemi con la parola matrimonio in generale, che sia per gli Una cosa eterosessuali, e personale. penso un po' sì, diciamo, un pochettino, sarà sicuramente anche mi sembra di aver sentito nel Comitato Nazionale che due compagni si sposano e lui ha fatto una battuta comunque. Io penso che sicuramente anche tra noi radicali l'attenzione rispetto a questa cosa deve crescere e deve aumentare. Io ho fatto un intervento al congresso della nostra associazione e purtroppo noi nella mozione generale abbiamo sicuramente un'attenzione particolare per i diritti civili, però ti dico la verità, non ci abbiamo ancora lavorato, l'associazione per la Grande Napoli, perché non abbiamo la forza, cioè proprio ci mancano i militanti, quindi un invito per chi ci ascolta, se è a Napoli o nella provincia. Noi è un'associazione che è in crescita comunque e noi vogliamo Certo. occuparci di queste cose, però il problema è che tra l'amnistia e l'antiproibizionismo, sottolineo, scusami se ti dico questo, esco un attimo dalla domanda, ma No, 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 noi no. Certo. c'è stato un piccolo successo dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli dell'altro ieri. Siamo stati in piazza a raccogliere firme per l'antiproibizionismo, l'autocoltivazione, e in quasi 3 ore abbiamo raccolto 150 firme. C'erano anche 10 persone ad aspettare per firmare, e anche radicali storici come il presidente Rodolfo Viviani. Si sono meravigliati. Io sono veramente rimasto veramente piacevolmente colpito. E poi il segnale buono è che ci siamo presi un bel po' di vaffa, c'era un bel po' di gente arrabbiata, quindi
quando c'è, guarda, quando ecco... Roberto, a questo punto io ti vabbè, a parte di ricordare un po' i nostri amici web ascoltatori che c'è la trasmissione sempre settimanale che andrà in onda poco più tardi di Claudia Sterzi, che è Leggera Euforia, che si occupa proprio del tema dell'antiproibizionismo. Però ricordiamo una cosa, voi siete scesi, hai detto, in piazza per raccogliere le firme. Sì. Pensi, a questo punto io non esco fuori dal seminato dicendo che per tutte le battaglie radicali, i diritti civili, per l'antiproibizionismo, per la questione dell'eutanasia, ma per tutte le battaglie in genere, si debba un po' di più scendere in piazza e mettere in discussione magari anche l'idea di mezzi classici di comunicazione, perché probabilmente le persone sono stanche anche della solita TV. E questa poi tra l'altro l'idea di liberi.tv, cioè utilizzare il mezzo di largo utilizzo come il computer, come Skype, e anche scendere in piazza per fare vedere che effettivamente le battaglie radicali sono battaglie di tutti e che noi esistiamo. E che sono vive, le battaglie radicali sono vivissime. Non so se è una cosa buona o cattiva, perché le nostre battaglie sono progressiste da 60 anni in un paese che non si muove. E vabbè, noi siamo contenti che sono vive queste battaglie, però abbiamo bisogno sicuramente delle persone, abbiamo bisogno di ascolto. E sì, l'unica possibilità è andare in piazza di nuovo, andare in piazza, scendere. Noi a Napoli abbiamo fatto così. Ci siamo costruiti praticamente un comitato per l'amnistia, abbiamo convocato due volte un'assemblea cittadina per l'amnistia e entrambe le volte è andata molto bene. La seconda in particolare, la sala era piena, c'è stata Rita Bernardini, siamo riusciti a farci ascoltare e dobbiamo per forza tornare per strada, assolutamente, non possiamo. Poi noi radicali, se non andiamo per strada, che facciamo? Io sono è una cosa classica, cioè i radicali poi bene o male sono in mezzo alla gente e i radicali alla fine sono la gente. Roberto, Marco rincara la dose e dice: Marco Pannella, l'ultimo comitato ha dichiarato che chiedere il matrimonio gay è da impotenti e che vogliono vendetta, cosa ne pensate? Cioè lui, questo... sono dichiarazioni che onestamente non avevo ascoltato, devo dire la verità, me lo fanno davvero. L'ho ascoltato. Se, guarda, io non spesso, guarda, non sono d'accordo con qualche volta mi capita di non essere d'accordo con Marco. Molto spesso però devo dire che poi ha ragione Marco Pannella, ovviamente, sono io che sono ricoglionito e non capisco. Però questa volta non lo so, se io questa cosa non l'ho sentita. Se io ovviamente non mi trovo d'accordo questa cosa, perché anzi, ti rubo due minuti e ti dico questa cosa. No, vai, tranquillamente. Parliamo di xenofobia, parliamo di tutte le diversità. Io sono un po', non lo so, magari sbaglio, però la diversità dell'essere omosessuali, transessuali, le differenze sessuali in genere, in qualche modo rappresenta delle minoranze in qualche modo più deboli delle altre, per un semplice motivo. Io le chiamo minoranze senza patria perché non hanno una patria, diciamo, certo, reale. Sono più o meno, diciamo, una cifra molto sottostimata, che ho letto da qualche parte, il 15% dell'umanità. Dicevano il 5% della popolazione, ma in realtà è molto, molto di più. No, io ho letto 15%, ma anche quella mi sembra molto sottostimata. Avendo esperienza anche in Tanzania, ti dico che anche quella è sottostimata dovunque, di quella del 15%. E non abbiamo la pelle in comune, non abbiamo un'etnia in comune, non abbiamo cultura in comune. Sì, io e te siamo terroni uguali, però diciamo certo. diciamo è una debolezza forte, è una cosa seria, veramente una cosa seria, perché scardinare e riformare il diritto di famiglia sarebbe una rivoluzione enorme, secondo me. Noi forse non ce ne rendiamo tanto conto quando chiediamo i diritti per le persone dello stesso sesso, però quando Pannella dice che è antropologicamente, quindi è difficile, ma proprio perché tanto è più difficile, tanto è
sarebbe, diciamo, più forte la battaglia e più importante anche. È il massimo secondo me, è il massimo che possiamo fare in questo momento. Certo, ci sono la pace del mondo, la fame nel mondo, però questa cosa è un punto fondamentale nelle xenofobie, perché noi rappresentiamo, penso, diciamo, una classe anche da un certo punto di vista trasparente. Ma Da questo punto. guarda, Roberto, da questo punto mi stai facendo venire in mente anche un'altra cosa, perché da un certo punto di vista riconoscere il matrimonio, comunque riconoscere i diritti per le persone dello stesso sesso, significa anche dare una sorta di speranza anche ai ragazzi, ai bambini, a quelli che comunque si scoprono omosessuali, perché si è sempre saputo chi ha visto il proprio percorso di omosessuale dall'inizio non vedeva un proprio futuro. Man mano che comunque si è andata avanti con gli anni, sicuramente le cose sono cambiate, magari si fa coming out molto più presto rispetto agli anni passati. Avere però la prospettiva di una vita normale, come quella appunto di una vita di coppia tra persone dello stesso sesso, io credo che sia anche già solo quello un'idea a cui aspirare. E se il matrimonio o comunque qualcosa che ci si avvicina e legalizza dei diritti, perché no? Cioè, non si toglie niente a nessuno alla fine, si aggiunge Sicuramente. soltanto, anzi no, nemmeno, si toglie un, si leva un tabù. Sì. Ci proibiscono di sposarci. Va bene, se vogliono chiamarlo in un altro modo, l'importante sono i diritti. Poi noi ci possiamo sposare, ma possiamo anche decidere di sposarci con degli amici, possiamo decidere di fare famiglia con chi cavolo ci pare. E penso che è la stessa cosa delle nostre solite battaglie per la libertà, per la responsabilità individuale. Non ci vedo veramente, anzi, io penso che veramente sia su questa cosa i radicali si dovrebbero impegnare molto di più. Però le nostre volte mi rendo conto, sia per quanto riguarda i radicali italiani, sia per quanto riguarda le nostre associazioni, sono veramente Tante, al dici, limite. si disperdono le forze, magari tu dici? No, non solo, noi ce ne abbiamo forse un po' poche. Io vorrei pregare le persone non radicali a darci una mano, le persone che vogliono lottare, vogliono fare un percorso come era allora, un percorso su anche una singola battaglia con noi, che facciano questo percorso. Il paese è fermo da 30 anni. Interessa la battaglia sull'amnistia? Venite con noi, facciamo questa amnistia. Interessano i diritti? Facciamo. Riformiamo il diritto di famiglia. Interessa non lo so, la giustizia? Perfetto, facciamo anche, non ci interessa, come radicali a noi non interessa che le persone si devono per forza dire radicali, ma ragioniamo su obiettivi minimi, no? Magari uno non può essere radicale, diciamo, al 100%, però può aderire a una battaglia radicale perché la sente sua. Come Esatto. magari, non lo so, anche le stesse battaglie che fa l'associazione Coscioni o la stessa Mina Welby per quanto riguarda il tema del fine vita. Chiunque può avere magari un familiare o essere passato nella situazione dell'avere vicino una persona che comunque per ragioni magari mediche aspira a una morte dignitosa, ma anche a una vita dignitosa. Roberto, io ti faccio un'altra domanda che sempre dalla chat arriva, che è quella sempre di Marco a questo punto che dice, e poi è una domanda che ti avrei fatto anch'io, com'è la situazione per le Ripeti, minoranze sessuali in Tanzania? scusa che ti stavo parlando sopra. Com'è la situazione riguardo le minoranze sessuali in Tanzania? Ritorniamo un po' alla situazione dei diritti in Tanzania e appunto delle minoranze. Sì, allora, ma c'è solo Marco che ci segue. No, No, ma Marco vabbè, è quello più focoso nelle domande, è quello più acceso. Gli altri magari sono in questo momento più presi da altre cose. sì, no, era una battuta. No, è terribile. In Tanzania è terribile, sicuramente già rispetto ai loro, diciamo, vicini, rispetto al Kenya, la situazione è molto più in qualche modo chiusa, quella della Tanzania. Anche se, vabbè, allora, le leggi praticamente parlano che se sei omosessuale,
e ti trovano sul continente, cioè nella zona continentale della Tanzania, quella che si chiama Tanganyika, ti danno 12 anni di carcere e qualche frustata, vabbè. Giusto per gradire. E poi se ti trovano a Zanzibar, perché a Zanzibar c'è il 90% dei musulmani, ti becchi 25 anni di galera, più sempre, vabbè, diciamo, la La fruizione frustata. fisica. Sì. Ah, certo. E lì sono delle frustate, vabbè, in altre zone sappiamo che ci sono anche in Iran, viene impiccato, vabbè. Non c'è la pena di morte in Tanzania. La situazione è tragica dal punto di vista delle leggi. La situazione, diciamo, percepita dal punto di vista della società nelle città grandi e a Zanzibar è molto meno tragica di quello che può sembrare rispetto alle leggi, però nei villaggi, vabbè, ovviamente è atroce, nessuno può sapere, diciamo, che della tua omosessualità. Però non riesco, io sono praticamente tradotto per certi diritti il discorso Sì. Hillary di Hillary Clinton. Clinton, sì, in Swahili, che ha avuto, diciamo, 450, quasi 500 visite, una cosa del genere. E vuol dire che le persone vanno lì, ci cliccano, perché poi non è che noi l'abbiamo postato più di tanto, anche io con il mio profilo non più di tanto, anche perché in Tanzania ci vorrei ritornare. E vorrei poi ritornare anche in Italia, quindi vabbè, tutta vita. Vivo possibilmente. Roberto, Sì. ti faccio una domanda che viene dalla chat, scusa se ti interrompo. Gianni Colacione, domanda: l'omosessualità maschile e femminile sono perseguite nello stesso modo? No, assolutamente no. Bella domanda. Non c'è una legge per l'omosessualità femminile. Certo non è proprio accettata, ma per l'omosessualità femminile è sicuramente molto più accettata di quella maschile. Ma in realtà però bisogna sempre cercare in qualche modo di capire, di contestualizzare. Stiamo parlando di una società molto traumatizzata da diverse ondate di colonizzazione territoriale, poi diciamo economica. La legge, diciamo, in particolare, diciamo, omofoba, deriva dalla colonizzazione britannica, che poi si è trasformata, vabbè, gli anni sono diminuiti, gli anni di galera, vabbè, ancora però c'è. Il problema per esempio, io non ho parlato qualche volta di omosessualità in Tanzania. Ovviamente non ho mai detto apertamente di essere omosessuale, perché non sarebbe stato poi molto furbo. Io già dicevo di essere ateo, già lì, ecco, Ah. A i che mi hanno detto che c'è il diavolo in corpo, e vabbè. posto, Se immagino. dicevo che era omosessuale, mi portava al fede con l'esorcismo, e E vabbè. via. Pure mi hanno fatto bere l'acqua santa una volta, vabbè, però quella è un'altra storia. Ritornando ai diritti civili, l'omosessualità invece, io penso che sia all'interno della società, non posso dire africana, ma almeno che l'Africa è grande 6 volte l'Europa, quindi è enorme, però almeno nella società Swahili c'è, e la lingua lo testimonia, esistono un'infinità di termini per l'omosessuale, e molto specifici. Ce n'è Shoga, qualcuno? Vuoi per dire? esempio, è un omosessuale molto effeminato. Poi c'è Bascia è l'omosessuale, però l'attivo. Poi c'è Msenge è il bisessuale. Poi c'è Mbakwa, che è molto offensivo, che è quasi, Tipo Frocia? diciamo, sì, però diciamo è molto femminile ed è molto probabilmente è uno che batte. Ce Ah, ne sono ok. altri che adesso non mi vengono in mente proprio tutti, però hanno tutti la cosa interessante è che hanno tutti una caratterizzazione differente, il che vuol dire che a livello sociale loro fanno una differenza. Non è come in Italia che c'è il ricchione, il femminiello, penso qui a Napoli, che sì, hanno tutti connotati negativi, però più o meno diciamo si confondono un po'. Lì sono veramente nettamente differenti. Lì in Tanzania sono negativi, eccezione fatta per Msenge, che alcune volte può essere anche sempre un po' negativo, però può essere utilizzato per dire il furbetto.
Ok, Roberto, tu dicevi che saresti voluto ritornare appunto in Tanzania. Io ti faccio quest'ultima domanda perché purtroppo il tempo è tiranno, 30 minuti sono passati in fretta. Ti volevo domandare cosa possono imparare i popoli occidentali da quello africano? Soprattutto la curiosità. Loro sono curiose, sono curiosissimi di conoscerci, sono curiosissimi delle nostre lingue, sono curiosissimi della nostra, sono curiosi, sono aperti. E lì, guarda, veramente io ho toccato con mano anche, diciamo, i diritti civili, no? Quello, quando noi pensiamo, è una proiezione nostra. L'idea del transnazionale è una proiezione nostra, quella dei diritti civili. Io me la sono fatta questa domanda, visto che non ho chiese, me la sono fatta. No, non è una proiezione nostra. L'esigenza di libertà, di eguaglianza esiste in ogni uomo, sia esso africano, europeo, penso anche asiatico. Però loro, diciamo, hanno un'idea di concretezza maggiore che noi in qualche modo abbiamo perso, siamo un po' addormentati da questo punto di vista, e questa cosa, diciamo, a me manca molto, diciamo, manca anche una dimensione umana che certamente è meno comoda, ma ha degli spazi, diciamo, di umanità nel senso, non nel senso, io ho anche l'idea di umanità che sia una parola che come contenitore di tutte le cose belle dell'uomo, no, perché umanità vuol dire anche le cose orrende che fa l'uomo, certo. E infatti la Tanzania è così, è diciamo lenta, è pacifica, ma è anche atroce. Roberto, sì. Per chiudere, io ti volevo dire, c'è una parola, una frase, qualcosa in Swahili che puoi dire ai nostri amici web ascoltatori, anche un augurio, qualcosa? Ah. Anche una frase semplice. Kila laheri. Kila laheri vuol dire? Ti auguro ogni bene. Allora noi con questa frase passiamo la linea a Donato Volpicella, ringraziandolo per la regia. E logicamente vi invitiamo poi a visionare questa intervista che andrà in onda sul nostro sito www.liberi.tv. Ricordiamo che Roberto Gaudioso è tesoriere dell'Associazione per la Grande Napoli, che logicamente potete visitare o andando a Napoli nella sede, oppure andando sul sito dell'associazione, giusto? Che è www.perlagrandenapoli.org. Esatto. Anche su Facebook. Noi abbiamo fatto l'ultima cosa, un grande gruppo, sì, molto eterogeneo. Venite, c'è un grande forum di discussione e Napoli c'è un laboratorio politico. Perfetto, grazie Roberto Gaudioso, restituiamo la linea a Donato Volpicelli e alle trasmissioni di Liberi.tv. Grazie ancora. Un caro saluto.